questo intervento e grazie soprattutto per il richiamo al capitale umano. Il nostro direttore con molto slancio ha ripreso e che soprattutto in questo momento storico sta diventando importante, perché il gap tra la formazione dei giovani italiani e degli altri giovani europei può essere un disinvestimento nel lungo periodo. E quindi concordo, ormai c'è la consapevolezza di questo dato fondamentale. Uno degli strumenti, al di là della scuola, sono gli stessi operatori economici, che hanno un grosso interesse a che la formazione diventi uno strumento di base fondamentale. Adesso darei la parola a Carolina Gianardi, responsabile Customer Experience e gestione reclami Banco Posta, ricordando che le poste sono il soggetto delle parrocchie più diffuso sul territorio e quindi può essere anche uno strumento attraverso il quale la formazione può essere diffusa, e soprattutto pensiamo nelle zone rurali, nelle zone di montagna, ai rapporto con un certo tipo di consumatori in cui l'interessi economico-finanziaria può essere a livello primordiale. Un'affermazione che va un po' contro quello che lei ha appena detto. Bene. Nel senso che è evidente che una realtà come la nostra, proprio per la presenza territoriale che ha, potrebbe ricoprire un ruolo determinante in questo tipo di attività educativa. Ritengo anche però che il vero salto di qualità lo si possa fare solo con un approccio sistemico e con l'inserimento delle tematiche di educazione finanziaria all'interno dei programmi scolastici, perché abbiamo sentito Intesa, abbiamo sentito Banca d'Italia, anche noi adesso ne parlerò come Poste Italiane, facciamo molte iniziative sui territori, però poi sono sempre iniziative che restano spot, che sono svolte non con continuità e che quindi poi non possono consentire proprio quel supporto di cui parlava precedentemente l'avvocato ai nostri consumatori nell'attività di pianificazione della propria vita, perché non sono interventi sporadici a cui uno studente piuttosto che un consumatore viene esposto una volta l'anno, se va bene, o una volta ogni X anni, che possono fare la differenza. Quindi secondo me il vero salto di qualità, e mi fa piacere sentire che una delle iniziative è quella di cercare di mettere a fattor comune tutte le singole iniziative che gli operatori fanno sul territorio, perché diceva Intesa loro sono 100.000, se guardiamo a Poste siamo 150.000, se guardiamo altre istituzioni finanziarie le presenze numeriche sui territori sono importanti, e capitalizzare su quelle presenze sui territori può essere un fattore determinante. Detto ciò, noi da anni ovviamente abbiamo un focus particolare sul mondo del risparmio. Ogni anno siamo presenti in scuole primarie, in particolare studenti delle quarte e quinte classi, dove con Cassa Depositi e Prestiti, quest'anno anche con il MIUR, cerchiamo di portare i valori e i principi sottostanti il risparmio. È evidente che il numero di studenti che possiamo raggiungere è comunque un numero molto limitato. Da quest'anno amplieremo il nostro target, per cui oltre alla scuola primaria, proprio in quel tentativo di trovare nuovi strumenti che possano stimolare i ragazzi, lanceremo un video contest su studenti fra i 15 e i 18 anni, quindi cominciamo ad alzare il target, cercando di portarli sulle tecnologie che gli sono più affini, e in questo modo chiedergli di raccontare cosa rappresenta per loro il risparmio in un'ottica futura. Quindi in qualche modo cominciare a stimolare certe riflessioni. È ancora poco, però io credo che le nuove tecnologie, soprattutto sulla parte dei giovani, possano essere degli strumenti importanti, perché con strumenti facili, che a loro sono familiari, si possono cominciare ad erogare delle pillole di educazione anche sotto forma più di gioco,
più di gaming, e secondo me questa è un'area su cui, e questo è uno spunto, bisogna riflettere sulle modalità con cui fornire queste technicality. L'altra cosa che possiamo noi continuare a fare, su cui noi continuiamo a investire, e questo ovviamente è più rivolto invece ai consumatori che frequentano i nostri uffici postali, è mettere a disposizione dei vademecum, mettere a disposizione dei materiali informativi, cercando di dare diffusione a quelle che sono conoscenze specifiche. Un esempio tipico molto recente, non prettamente finanziario, ma poi ha anche una sua declinazione finanziaria, è fondamentalmente il manuale sull'e-commerce che abbiamo appena messo a disposizione, dove lì il nostro obiettivo è fare educazione su tutti quelli che sono gli aspetti del commercio digitale. Quindi dal momento in cui uno va su internet cercando un'offerta al momento in cui effettua il pagamento, quindi qui c'è il collegamento col mondo finanziario su tutto il tema delle frodi online, su tutto il tema dell'attenzione nell'utilizzo degli strumenti finanziari online. Quindi secondo me realtà come la nostra devono continuare su questa strada, però è evidente che il presidio è su tre ambiti, e mi ritrovo un po' sugli argomenti che sono stati fatti. Secondo me il mondo degli incassi e pagamenti, quindi quello della spesa quotidiana, quello del budget familiare, è uno degli elementi chiave su cui intervenire. Ripeto, secondo me gli strumenti, è chiaro che non possono raggiungere tutti, però raggiungono una buona fetta della popolazione, dei financial planning management, degli strumenti dove si può tenere traccia dei pagamenti fatti con carte, ma si può anche con strumenti semplici, quindi con facendone la fotografia, tenere traccia anche degli scontrini del contante, sono strumenti che si può ragionare su come farli utilizzare in maniera più ampia. Sul mondo del credito, me ne sono occupata per parecchio tempo, credo che le normative che sono state implementate negli ultimi anni abbiano aiutato molto, perché da una parte hanno fatto pulizia sul mercato, quindi hanno fatto pulizia su quelli che sono gli operatori, e dall'altra parte hanno obbligato gli operatori rimasti sul mercato a un'ulteriore maggiore trasparenza. Quindi dal mio punto di vista il tema del credito è sicuramente un tema importante, ma lo ritengo meno prioritario rispetto a quello che può essere una gestione di un budget familiare, anche solo per il numero di persone che sono coinvolte, no, sul tema del sovraindebitamento, che è un tema sicuramente molto drammatico, ma che riguarda una parte di popolazione ridotta. Infine c'è ovviamente il tema investimenti e previdenza, ne abbiamo parlato. Lì credo che il tema delle reti continui ad essere fondamentale, cioè se sugli incassi e pagamenti, se sul credito si deve lavorare soprattutto sul consumatore e soprattutto sui giovani in una fase di educazione, su risparmio, su investimenti e previdenza, credo che le reti commerciali, la formazione, il dotarli di strumenti di consulenza continui ad essere l'elemento chiave per garantire al consumatore una scelta consapevole. Quindi, per concludere, da una parte sicuramente l'educazione, secondo me partire dai giovani è chiave, perché poi se lavoriamo sui giovani indirettamente portiamo le informazioni, l'abbiamo detto, anche all'interno della famiglia. Lavorare su quelli che sono le esigenze per la popolazione maggiore, che sono gli incassi e pagamenti, che è il budget familiare prioritario. Sul tema investimenti e previdenza, onestamente io ritengo che ciascuna istituzione, inclusa la nostra, debba lavorare sulle proprie reti, sulla formazione della propria rete, sui controlli anche delle proprie reti, dotandoli di strumenti che alla fine aiutino il cliente nel momento in cui prende la decisione all'interno del punto. Grazie. Stimolante soprattutto con riferimento alla regolamentazione che, imponendo trasparenza, ha iniziato a fare pulizia nel mercato. Ritengo sia estremamente importante sotto questo profilo che gli operatori seri, gli operatori che hanno una strategia di lungo periodo, siano valorizzati sotto questo profilo e possano
come dire, accampare una credibilità che quindi consente anche al consumatore di essere tutelato attraverso la regolamentazione. Darei adesso la parola al direttore responsabile dell'area compliance Monte dei Paschi di Siena, Leandro Poliboli. Prego.